13 maggio 1943 è una data storica per Augusta, una data terribile, soprattutto nel ricordo di chi visse quella giornata, quando i cosiddetti liberators americani, cacciabombardieri e fortezze volanti, passarono su Augusta e gettarono le bombe, perché Augusta era ed è ancora oggi una piazza forte militare di importanza strategica. Allora eravamo in guerra e gli americani erano i nostri nemici, dal momento che il regime politico era quello fascista mussoliniano. Comunque noi abbiamo avuto i morti, possiamo dire, vittime di quel bombardamento a tappeto che ci fu, sebbene gli americani avvertirono la popolazione con i volantini proprio gettati da queste fortezze volanti il giorno precedente. Ecco, mi corregge, o mi integra quello che stavo per dire, l'avvocato Francesco Miniego, qui con noi in questo momento. Siamo in una barberia, un salone nuovo di Augusta, e parrucchieria, ormai si chiama così, no? Per uomini, modernissimo ambiente, perché abbiamo colto un momento in cui l'avvocato Miniego si sta rilassando. E d'altro canto l'avvocato Miniego è non solo un sopravvissuto, ma adesso vediamo se la camera lo inquadra, l'autore di questo libro che è intitolato Augusta, il 13 maggio 43, l'inferno scese dal cielo. Un libro che è ricco di immagini, di fotografie, molte se non tutte inedite, dai caratteri enormi, proprio perché è bellissimo da leggere, senza fatica. E allora, vogliamo ricordare questo momento vissuto da bambino, da ragazzino, il 13 maggio del 43? Naturalmente sono passati 71 anni da quella tragica giornata. Dico, ci fermiamo semplicemente al termine tragica, perché solamente chi l'ha vissuto può esprimere quale sia stato lo stato d'animo, quale sia stato il comportamento anche così di tutti quelli che sono sopravvissuti a questa vicenda. Io ricordo che era un afoso giovedì, il 13 maggio del 43. Sono due, è l'orologio che ti richiama alla memoria come si svolse quella incursione che assommò in quella tragica giornata tutti e tre anni di guerra, che parevano siano scorsi anche secondo tante angosce, pur tuttavia non si potevano paragonare alla giornata del 13 maggio. Cosa significa esattamente? Che l'eco della guerra era lontano da Augusta, non c'era ancora la percezione del conflitto? Augusta può dire di aver avuto il suo olocausto col 13 maggio del 43, perché il 13 maggio del 43 ancora c'era una molta gente, solo di quelli che non volevano lasciare la città e di quelli che non potevano lasciare la città perché non avevano dove andare, ma dopo il 13 maggio non ebbe valore il fatto di dire, perché la città completamente fu svuotata. Ebbene, come ho scritto nel mio libro, il 13 maggio del 43, dunque ricordare quei momenti è sempre un fatto traumatico, però sono fatti che si stagliano nella memoria e non puoi cancellare mai più. Quindi abbiamo capito, il 13 maggio distrusse, grazie a causa delle bombe, distrusse Augusta, l'isola, il centro storico. Augusta fu distrutta proprio il 13 maggio per circa il 70%, volendo considerare che per tutto il conflitto non c'erano state grosse distruzioni. Si parlò di 70 morti, di cui 63 furono recuperati, 4 furono quelli che erano senza nome e quindi sconosciuti. Però, come si diceva anche da parte dell'autorità, e questo lo sentivo dire anche a mio padre, che era
un mobilitato della Croce Rossa, dell'ufficio sanitario, dicevano che effettivamente i morti non erano né 63 né 70, quelli che si erano visti erano 63, ma in realtà molti altri corpi rimasero sotto le macerie perché non c'era possibilità di poterli recuperare attesa la scarsezza dei mezzi. Ebbene, io mi ricordo quell'emblema che non era semplicemente un piccolo drappo o un pezzettino di legno, ma era il simbolo del dolore. Perché? Perché si metteva laddove non si potevano estrarre, oppure dalle macerie, si metteva sopra una bandierina bianca, significare che lì sotto ci potevano essere dei corpi, delle vittime, dei cittadini ancora, che purtroppo poi rimasero sotto le macerie e cui il destino negò persino, la sepoltura, no? Persino la tomba e un nome. Questo tragico giorno, questa tragica data è stata ricordata nel libro, è stata ricordata anche in altre circostanze. L'anno scorso qualcuno privatamente, un circolo, ha voluto in qualche modo solennizzare quella data lì, però se non sbaglio, anche se c'è stata una delibera del Consiglio Comunale, le istituzioni municipali non hanno mai provveduto in questo senso, o sbaglio? Reggio, professore, lei ha fatto una bella domanda. La domanda è quella relativamente perché il 13 maggio? Perché il 13 maggio? Il 13 maggio è stato suscitato dal sottoscritto e per tanto tempo ho cercato che questa giornata fosse ricordata come si doveva, perché è una memoria di un segmento di storia cittadina che andava perduto. Da oltre 30 anni ho cercato io di suscitare e allora finalmente nel 2002 sono riuscito ad essere sentito attraverso ho trovato, lo posso dire con grande voce, ho trovato il luogo adatto per suscitare questa memoria dal Club Lions, il quale si fece veramente presa a cuore questa vicenda e furono fatte e incominciarono delle conferenze pubbliche, di cui una memorabile presso il salone della Banca Popolare di Augusta. E questo, mi approfitto della domanda che mi ha fatto, perché addirittura sono stato sempre angosciato dal fatto che nelle istituzioni, nei circoli privati o meno, si siano mai interessati di questa particolare circostanza che deve essere e deve rimanere scritta nella storia di Augusta. Le dico un'altra cosa che lei ha detto e che devo puntualizzare, perché l'anno scorso è stata fatta questa ricorrenza da un circolo privato. Sì. Io posso dire che questa vicenda, anche se io ho scritto il libro che è antecedente a tutte queste manifestazioni di cui se ne sono fatti come se fosse provenuta da loro l'origine, che non l'hanno mai saputo, non si sono mai questi interessati di questa ricorrenza. Io dico una cosa: anche se io l'ho vissuta e l'ho scritto, questa storia non appartiene a me. Non appartiene a club privato, non appartiene a quell'associazione, non appartiene a nessuno, appartiene alla città, è la città che si identifica con l'istituzione. Questa istituzione è vero che ha fatto l'amministrazione comunale una delibera decidendo di segnare il 13 maggio del 43 quale giornata della memoria. Una giornata della memoria dunque come quella che si celebra a scuola per ricordare la Shoah, i detenuti, i prigionieri dei lager nazisti, ebrei o non ebrei. Quindi allora l'idea quale sarebbe? Di istituzionalizzare
un giorno particolare del ricordo di questi morti in tutte le scuole cittadine? Questa è l'idea? Deve essere, non se si può, deve essere dedicata una giornata della memoria che deve essere tramandata non per il domani, ma per l'avvenire, questa ricorrenza. Perché esso è un piccolo olocausto dei cittadini di Augusta che morirono allora per una guerra incolpevole, e per cui la loro memoria deve essere onorata anche col ricordo di quelli che oggi siamo e di quelli che dopo saranno. Ma come mai, nonostante gli americani avessero lanciato i volantini per avvertire la popolazione che avrebbero bombardato Augusta, città abbiamo detto importante perché ci sono le navi allora nemiche, come mai la popolazione non riuscì a evacuare in tempo e non tutti poterono? Ci fu gente, cioè, di classi subalterne, mi sto domandando, cioè la gente, non so, dei poveri, voglio dire, gli ultimi che non riuscirono a sfollare perché non avevano chi li ospitava a Sortino, a Melilli o nelle grotte qui prospicenti. La circostanza, perché malgrado che gli americani avessero usato il lancio dei volantini, dovrà essere scritto a merito degli americani, perché questo loro avviso in pratica convinse molta gente a lasciare il paese, e la lasciò, lasciò un lungo esodo dei cittadini, se ne andarono, ma non tutti poterono sfollare perché c'erano quelli che non volevano lasciare la casa e che non credevano a questa cosa, anche sotto l'impulso della propaganda fascista di allora, che convinse molti cittadini a dire che era semplicemente propaganda nemica, molti altri perché non lo potevano, perché non sapevano dove andare. Dopo il 13 maggio purtroppo si andarono ad accampare, e questo è detto nell'appendice del mio libro, si andarono a campare nelle zone limitrofe al bivio Fontana, dove incominciò un'altra angosciosa loro convivenza con malattie, scabbie, con dissenterie, freddo, fame ancora ulteriore. Vorrei semplicemente ricordare una cosa, che ciò che successe in quella sciagurata giornata, auguro io, che naturalmente mi accingo per la mia età a concludere la mia esistenza, che questo non possa mai più capitare alla nostra città, perché sono delle sofferenze indicibili, e se si debbono esprimere, non si raggiunge il senso reale di questa sofferenza. Questo è l'augurio che faccio alle nuove generazioni della mia città.